Le rondinelle per dare seguito al blitz esterno sul campo del Bologna, il Chievo per ricominciare a correre dopo lo 0-0 nel derby. Tra pochissimo la penultima di andata del campionato di primavera, Brescia-Chievo-Verona. Attenzione però al pressing di Kirilov, Chiarello cerca un sinistro, tiro sporco, esce di poco sul primo palo. Chiama palla Ekuban, servizio invece largo per Radoslav Kirilov, destro interessante, esce con sicurezza Alessio Cragno. Attenzione però adesso al break del Brescia, la palla molto bella per Magrassi, esce Coletta, pallone con la porta vuota, il tiro e c'è il vantaggio. Roland Varga, minuto 9 e 20 secondi del primo tempo, il vantaggio delle rondinelle. Scatenato Magrassi, Solini da terra, rischia qualcosa, ancora il tocco all'indietro, il piatto sinistro di Milievic, comodo stavolta per Coletta, ma il Brescia insiste. Ora Gallo ruba palla e parte di gran carriera, riesce a seminare Gerevini, scarica bene su Kirilov, la posizione regolare vicino alla bandierina. Kirilov rientra, cerca il piede preferito, il cross tagliato, l'uscita molto bella qui di Cragno, forse caricato. Ora Oliboni, intervento poco ortodosso, attenzione a Milievic, cerca il tiro a giro, va a toccarla Jacopo Coletta, corner che da qui sembrava chiarissimo, l'arbitro opta per il rinvio. Gallo, arriva Zamparo, Welbeck che affonda il tackle. Ottimo aggancio adesso di Kirilov, palla dentro straordinaria per Ekuban, Ekuban, Ekuban viene atterrato, signori qui si rischia il rosso. Andiamo a vedere, c'è l'espulsione di Cragno, invenzione di Radoslav Kirilov, ed Ekuban è astuto ad anticipare il portiere del Brescia che lo travolge, sembra davvero inevitabile l'espulsione. Intanto rinuncia a Quaggiotto Saurini per far entrare Andrea Pellegrinelli alla seconda presenza quest'anno in campionato, portiere classe 95. Montresor ragiona per Chiarello, subito dentro di prima, troppo sul portiere, comodo Pellegrinelli. Chievo che con un uomo in più ma non riesce a raggiungere il pareggio, prova adesso Kirilov alla partenza tutto solo, cambio di passo straordinario di Kirilov, la palla dentro, la deviazione, calcio d'angolo, si salva il Brescia, ripiega il Chievo. Preciso Falasco sulla destra, attenzione a Milievic che rientrerà sul sinistro, arriva il suo movimento, cross buono, Coletta di pugno. Prova ad andarsene in mezzo a due, bravo Franchini che recupera palla, Hernandez, la palla è per Kirilov, buonissima, Kirilov davanti a portiere, Kirilov, Kamalu, decisivo all'ultimo, lo anticipa. Che occasione per il Chievo, Kirilov qui ci ha pensato un po' troppo. Favoriti da questo terreno infame, non trovano un Chievo sempre preciso. Gallo adesso parte da solo contro tutti, Gallo la grande azione, supera il portiere, Gallo! Giocata meravigliosa e arriva finalmente il pareggio del Chievo, 1-1, Salvatore Gallo. Gol strepitoso di Salvatore Gallo, autostrada lasciata dalla difesa bresciana. Ekuban, il velo molto buono per Kirilov che accelera e cambia passo, attenzione al contropiede, vuole andarsene, la palla dentro per Ekuban, Ekuban il controllo un po' lungo, viene spinto e questo è un episodio comunque da rivedere, addirittura qualcuno chiama l'ammonizione per Ekuban. Chievo che ha trovato il pareggio, vuole la zampata della vittoria. Barriera 4 con Franchini e Kirilov in mezzo, parte Oliboni, il tiro a giro, gol strepitoso di Oliboni, 31esimo minuto e il Chievo trova il vantaggio, che gol di Oliboni, capannello incredibile attorno al giocatore in maglia numero 3. Franchini anticipa bene Kamalu che stava arrivando in ottimo anticipo, Ekuban la posizione è regolarissima, attenzione a Ekuban, può chiudere la partita, Ekuban, Pellegrinelli si salva, non è finita, dentro sbaglia Ekuban, un tocco facile. Allora Gallo cerca di partire all'avventura tutto solo, vuole la corsa sfrenata fino a fondo campo, la palla che passa per Hernandez, attenzione Hernandez, la palla è buona per la selva ancora Pellegrinelli, la selva porta vuota, il destro murato, Franchini il destro ancora, azione incredibile. Attenzione al 3 contro 2, sono anzi 4 contro 1, si crea un contropiede micidiale, vediamo se il Chievo vuole sbagliare anche questo. Costruito invece molto bene, Hernandez, Hernandez si ferma, Hernandez siede un giocatore, spara alto, clamoroso amici sportivi, terzo contropiede colossale, sciupato dal Chievo. A questo punto la partita dovrebbe essere finita, cerca di guadagnare un fallo, Gallo lo guadagna, non c'è però più tempo, arriva il fischio finale di Ferrari di Mestre, il Chievo espugna il San Filippo di Brescia e vince 2-1.